le imboscate, quando non ci sono i fiorini. Carlo, la prima è quella lì di Baruto. Grazie.
Thank you.
Stanno per prendere via i concorrenti per questa seconda manca.
ragione. Guarda, cosa c'entrare? Mi senti? Mi senti? Oh oh. Stacca, stacca. Guarda, allora rispondiamo.
Berruto ha portato qui a Pragelato questa samba preparata in Francia e chiediamo a lui alcune notizie di queste vetture a due motori che quest'anno sul ghiaccio sono ormai rinomatissime. Facciamo delle gare che sono veramente ottimali e questa macchina è stata a me vista su alla 24 ore di Chamonix e l'ho presa in considerazione, lo gestisco io per alcune gare qua in Italia e con il mio pilota Lanzetti e spero che tutto ci vada bene e come dalle prove di oggi siamo molto contenti. Notizie tecniche su questa vettura? E la regolamentazione tecnica su questa macchina è formidabile perché ha due motori, agisce come un integrale e in più ha una forza centrifuga che è una cosa eccezionale. Deroga circa 300 cavalli con due motori uguali, identici e precisi all'anteriore e sul posteriore e si comporta molto bene. E posso dire che è una pulce che gira con tanto spettacolo. Ecco. È una macchina leggera, quindi sicuramente il rapporto peso-potenza sarà molto valido. Esatto, proprio questo. Quindi una vettura che noi abbiamo visto qui a Pragelato, competitiva e molto molto veloce. Adesso sentiremo da Lanzetti notizie più particolareggiate sul discorso, diciamo, come pilota. Allora, Renato Lanzetti, pilota di questa vettura che ci ha incuriosito molto, chiediamo a lui da pilota se è una macchina molto guidabile. Pregi, sicuramente i pregi di questa vettura. Ah, io di questa vettura penso che posso solo parlare bene, potrò solo dare dei pregi e non dei difetti. È una macchina meravigliosa, non ho mai guidato nessuna macchina così bimotore, si può dire che ha un bilanciamento e una tenuta di strada perfetta. Mi sembra di essere in pista, nemmeno sul ghiaccio, ho una frenata splendida e mi trovo molto bene. E certo che sono due volte che la provo, non ho ancora in teoria bene l'affiatamento, però vedo che sto crescendo e mans per mans vedo i risultati, anzi il cronometro li vede. Perfetto, anche noi possiamo dire che ti abbiamo visto migliorare notevolmente tra la prima e la seconda manche, ti attendiamo battagliante nella terza manche. Senz'altro farò del mio meglio, anche perché a un certo punto questo staff meraviglioso, gli amici francesi che mi hanno dato la macchina, vogliono a un certo punto che vadino a casa con qualche risultato positivo, perché se lo merito veramente. Anzi, anche quando tu sbagli ti sono sempre vicino, ti consigliano sempre del meglio e hai sempre fatto bene anche sbagliando, e quello è importante. Questo è importante e parliamo adesso di programmi futuri, noi ormai la neve sta finendo, quindi sicuramente avrai dei programmi 86, tu e il tuo preparatore Berruto avrete già qualcosa in moto e noi siamo curiosi. Niente, io con Berruto quest'anno vedrò di fare qualche gara senz'altro in pista, perché io sono un pistomane, non faccio rally e senz'altro farò la prima gara all'Euroturismo a Monza e poi vedrò di fare il campionato italiano e qualche gara all'estero, così nei ritagli di tempo.
Allora adesso ci spostiamo, ringraziamo Lanzetti, ci spostiamo a Berruto e chiediamo a lui allora discorsi 86 per te come team Berruto. Come team Berruto abbiamo un vasto programma, parteciperemo alle gare dell'Europeo Salita con 2PA10, una Porsche Turbo e una 037 e poi faremo tutto il campionato italiano in pista e stiamo vagliando per fare l'Euroturismo con le poderose Alfa 75 che stiamo facendo. Allora sarà nostro impegno venire da te a vedere queste nuove vetture che ci incuriosiscono. E come rally? Come rally noi puntiamo sui nostri clienti, gli appassionati rallisti, e allora come scuderia diamo le macchine, e diamo assistenza e facciamo dei trattamenti bellissimi ai nostri piloti che hanno voglia di emergere. Allora prossimi appuntamenti saranno nelle prossime gare, ringraziamo Berruto, questa macchina è veramente molto molto bella come tutte le altre che lui ha sia in gestione che sta preparando, quindi lo aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Grazie. Thank you.
far parlare. Catania con pronta la quarta posizione. Cesari presente qui a Pragelato dopo aver dominato la stagione in slalom, chiediamo a lui alcune così qualcosa su questa gara su ghiaccio e le impressioni di questa vettura su questo tipo di tracciato. La vettura è la stessa identica di slalom, solo l'abbiamo alzata un pochettino nei limiti di quel che poteva permettere l'ammortizzatore. Nessun'altra modifica, assolutamente niente. Ho fatto questa gara più che tutto per provare se era valida anche in altri tipi di competizione. Ho avuto una conferma fino adesso perlomeno che i tempi sono venuti fuori, anche se è abbastanza difficoltosa da guidare con solo due ruote motrici, con i cavalli che ci sono logicamente, con l'aderenza poi che c'è oggi, che è tutto un fango e non esiste più il ghiaccio, quindi l'aderenza è sempre più limitata. In ogni modo, niente, è stata una curiosità che se avessi provato prima probabilmente avrei fatto altre gare. Adesso siamo all'ultimo purtroppo, allora è stata un'esperienza utile. Indubbiamente c'è da guidare con molta sensibilità, perché ripeto, quando la potenza è nettamente superiore all'aderenza c'è sempre da fare un po' attenzione. Altri problemi non ne ho avuti grossi, insomma. Va bene. È riuscito a tenere testa a vetture a quattro ruote motrici, questo bisogna dirlo. Noi che abbiamo visto la gara vediamo che anche se è una vettura a due ruote motrici, Cesare riesce a farla andare veramente forte. Programmi 86 dovrei fare sempre, se si trova lo sponsor, nella salita e basta, con un gruppo 6, uno sport che è già pronto da provare, vedremo cosa viene fuori. Una macchina costruita interamente da noi utilizzando un telaio Lancia LC1, quello dell'Endurance dell'82. Il motore abbiamo fatto un volumetrico più turbo, quindi abbiamo perso parecchi cavalli, abbiamo guadagnato molto come coppia in basso, quindi più adatto da salita senz'altro. Slalom, questa macchina qua è già affittata tutto l'anno, nelle gare libere qualcuno probabilmente lo farà ancora, così giusto per non uscire completamente dal giro, ecco. Sì, la passione è sempre quella, il divertimento c'è sempre, quindi è bene fare tutte e due le cose, quindi aspetteremo Cesari vincitore anche nelle salite del nazionale. Se si trovano i soldi si diventerà l'europeo. Senza soldi si farà qualche gara del nazionale, non tutte comunque, perché senza sponsor non mi metto neanche dentro nel giro. Provo così, a livello di curiosità, venire a vedere se la macchina è valida oppure meno, ecco, tutto lì. Ok, Grazie.
Terza manche. Yeah.
44. Sure.